Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata parleremo sempre di retrocomputing e in particolar modo sfateremo un mito: Macintosh SE1030 contro Color Classic e Quadra 840AV. Il Mac SE30 si è conquistata la posizione di Macintosh con il Case Classic, ossia All-in-One, come macchina più potente. Uscita nel 1989, aveva un 68030 da 16 MHz con una FF più 68882. Poteva essere espanso all'epoca del 1989, udite udite, sino a 128 MB di RAM. È una macchina cult nei retrocomputeristi. Macintosh è ricercatissima, costa uno stonfo ed è molto rara, una mosca bianca super mega collezionata. Questo mito è davvero motivato? Nel 1989 sicuramente il Mac SE30 era molto potente, ma dopo pochi anni uscì il Color Classic, stessa architettura. 68030 a 16 MHz e socket vuoto per installarci una FF più. Il piccolo Macintosh Color Classic, proposto nel 1993, aveva anche un monitor a colori, cosa che l'SE30 aveva invece il vecchio monitor in bianco e nero. Praticamente il Color Classic nel 1993 aveva la stessa potenza di calcolo dell'SE30, con in più appunto la possibilità di avere i colori. Unica pecca del Macintosh Color Classic era un bug nelle ROM, introdotto volutamente da mamma Apple per non far sfigurare l'SE30, e quindi si obbligava il piccolo Color Classic ad indirizzare solo 10 MB di RAM, mentre l'SE30 poteva essere espanso fino a 128 MB. Nonostante questo limite, in Giappone il Color Classic è diventato un oggetto di culto ed è collezionatissimo. Nel 1993 fu proposto commercialmente da Apple il Mac Tower 840AV, una bestia motorizzata dal 68040 a 40 MHz, con una FF più che era interna alla CPU. Portava sulla motherboard 8 o 16 MB di RAM a seconda della versione in cui veniva acquistato. L'840AV, comprese audio e video, cosa che non aveva l'SE30, poteva essere espanso fino a 128 MB, proprio come l'SE30. In più, il Mac 840AV poteva essere agganciato a monitor molto grandi, da 21 pollici o 17 pollici. Infatti, l'840AV supportava incredibili risoluzioni video, da il minimo di 512x384 a milioni di colori, fino al 1152x870 a 16 bit colore. Ora si capisce al volo che il mito dell'SE30 è soltanto, a mio avviso, una emozione irrazionale dei collezionisti, perché il Macintosh più potente della famiglia dei microprocessori 68000 fu l'840AV, un Tower beige, e non l'SE30. Quindi purtroppo si è sfatato un mito, ma la verità è questa. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.